Buongiorno a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Questa volta ci divertiamo davvero. Siamo nei Colli Euganei, partiamo da Bavone e facciamo circa 1300 metri di dislivello. È l'ultimo episodio della preparazione perché dalla prossima settimana faccio i 2 giorni che ho prenotato in tour organizzato, non sulla terraferma, con un gruppo di persone, anche stranieri. Quindi ragazzi, veramente ho in serbo per voi dei contenuti speciali, speciali assolutamente, panorami stupendi, trail da paura, quindi ragazzi veramente se non volete perdervelo iscrivetevi e restate con me perché ce ne saranno veramente delle belle. Dicevo, oggi facciamo un percorso relativamente corto, sono circa 37 km, siamo negli Euganei, quindi sarà un continuo sali e scendi. E salite ripidissime e discese super tecniche perché questo percorso è medio come difficoltà, ma difficile come tecnica. Io, come al solito, vi invito a provare i miei trail se siete della zona o comunque passate per di qua. E mi dimentico ogni tanto di dirvelo, ma ve li lascio sempre in descrizione con il link GPS. Per il resto, gambe in spalla e partiamo! Le salite devo dire sono imbarazzanti, però d'altra parte come faccio a provare fatica con questi colori? È scoppiata la primavera finalmente. Ma che figata è arrivare qua in cima e vedere tutto lo spazio aperto, libero. Super! Ah! Come spesso accade, il percorso che seguo purtroppo è interrotto da una proprietà privata e quindi eccomi che sto affrontando la mia solita deviazione hardcore. Quindi non vi lascio il link del sito internet dove li prendo, ma vi lascio il mio percorso che ho fatto per evitare la proprietà privata. Wow, tutto in single track! Panico, paura!
Wow! Iuhu! Dove si arriva di qua? Ah boh, non lo so. Da dove vieni? Dal nulla? No, ho la mappa sul GPS. Che palla. Dai, tranquillo, ma tanto lo sappiamo. Scusatemi, ma... Occhio al pane. Buon giro. Grazie, anche a voi buona giornata. Wow! Fantastico! Super, super! In un lampo mi trovo praticamente su una bufera, è cambiato il tempo, ho un'ora per arrivare alla macchina, c'è stato anche un tuono, quindi sono col coltello fra i denti. Ragazzi, dovremmo esserci, picchiata finale!
Ragazzi, e anche oggi con un po' di prudenza in più ce l'ho fatta ad arrivare alla macchina. Ho voluto andare un po' più prudente perché cazzo, ho detto non è che vado via due giorni e mi faccio male proprio mentre vado via, quindi ho detto vabbè, sono andato un po' più pianino del solito. Comunque spero comunque di avervi portato delle belle uscite. Bene, nel frattempo il mountain bike è anche caduta, il vento c'è stato, per fortuna la pioggia mi ha graziato. E ragazzi, non vedo veramente l'ora di portarvi con me. La prossima puntata vi aspetta una sorpresa per chi di voi vorrà venire con me a fare il giro. Paesaggi, single track, enduro. Quindi ragazzi, veramente, se vi piace l'argomento, iscrivetevi. Mettete un like se vi è piaciuto il video e condividetelo. Fatemi sapere magari altri posti interessanti o comunque commentate, perché io leggo tutti i vostri commenti. Per il resto vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e alla prossima. Ciao!